senza la pace noi non possiamo vivere, siccome l'acqua è come l'aria. Questa guerra che è assolutamente ingiusta, una guerra assolutamente inaccettabile, ingiustificata, non provocata. Noi abbiamo fatto una stima che possiamo arrivare fino ad avere fino a 100.000 persone. Sì, le notizie che ci arrivano non c'è dubbio che non sono notizie confortanti e ripeto ancora una volta che noi dobbiamo riuscire, come ho detto ieri, a trovare una strada per la pace. Quando si deve trovare una strada per la pace in queste condizioni ognuno deve rinunciare a qualcosa e quindi io sono convinto che ci voglia un cessate il fuoco immediato, che Mosca debba riconoscere l'indipendenza e la costituzione di Kiev e Kiev può fare un discorso sulla neutralità permanente rispetto alla NATO e poi si affrontano le altre questioni, ma dobbiamo partire da dei tasselli che indicano la direzione di pace. Ripeto per l'ennesima volta che senza la pace noi non possiamo vivere, siccome l'acqua è come l'aria. Intanto l'accoglienza dei profughi e rifugiati è fondamentale, importante e Napoli lo sta facendo e lo sta facendo il nostro paese. E Napoli è la città dell'accoglienza per definizione, in particolare poi qui c'è una comunità ucraina in Italia tra le più affollate, tra le più popolose e purtroppo la guerra continua con i suoi costi in termini di vite, di vittime civili in particolare, in termini di sofferenze, donne e bambini che abbandonano la loro terra, le famiglie si dividono. E noi siamo qui ovviamente per esprimere tutto il nostro sostegno, tutto il nostro no a questa guerra che è assolutamente ingiusta, una guerra assolutamente inaccettabile, ingiustificata, non provocata. Dobbiamo augurarci che la Cina, come lei stava dicendo, non si schieri assolutamente, rimanga assolutamente neutrale e dobbiamo continuare a dialogare perché noi dobbiamo dialogare, la comunità internazionale deve essere compatta, ecco perché è importante anche il ruolo della Cina. Noi stiamo lavorando utilizzando la nostra rete di volontariato, la responsabilità dell'accoglienza è una responsabilità in capo alla prefettura e quindi noi adesso ci aspettiamo ovviamente anche alla regione, ci aspettiamo anche dal Ministero degli Interni delle indicazioni chiare dal punto di vista organizzativo per fare in modo che questa rete di accoglienza, che non significa solamente alloggio, significa garantire poi l'inserimento scolastico, abbiamo il problema dei minori non accompagnati che è un altro tema molto importante, abbiamo tanti, il tema della mediazione culturale, abbiamo tanti aspetti che vanno affrontati e che richiedono un'organizzazione a livello centrale molto forte con delle regole chiare, questo l'abbiamo chiesto anche come grandi città metropolitane. Non abbiamo una misura perché non esiste un monitoraggio, noi abbiamo fatto una stima che considerando che la comunità ucraina tra Napoli e l'area metropolitana è quasi circa di 50.000 persone registrate, noi abbiamo fatto una stima che possiamo arrivare fino ad avere fino a 100.000 persone.